campione provinciale di Varese con la Juventus dell'Ispra. Allora, mister, sensazioni vincere qui a Franco Ossola? Beh, io ragazzi già prima della partita avevo detto che di godersi l'esperienza di giocare nello stadio di Varese, che insomma è sempre un'emozione grandissima entrare con la tribuna, entrare con i bambini che ci hanno accompagnato, giocare una finale dentro questo stadio. Io ho avuto la fortuna quando facevo gli allievi di giocare due partite qua e speravo di aver inculcato il fatto di godersi il momento in sé della finale, perché è un'emozione che magari spero per loro che si ripeta più volte possibile, anche magari in palcoscenici ancora maggiori, però potrebbe capitare anche di non riviverla mai più, come è capitato a me ad esempio di non riviverla mai più. Insomma, mi ricordo ancora dentro l'emozione di giocare su questo campo, quindi all'inizio gli ho cercato di inculcare questo. E poi ovviamente il discorso è andato sul fatto che c'è ancora più gusto, oltre a godersi il momento, c'è ancora più gusto nel portare a casa la coppa, e è quello che abbiamo fatto. Sì, voi l'avete vinta contro una squadra che è arrivata prima, di fatto è arrivata prima nel suo girone, che poi ha perso appunto lo spareggio. Esatto, dopo un percorso in crescendo, no? Perché la prima con l'Arsaghese era stata forse una partita piena di dubbi, piena di... Esatto, piena di incertezze anche per come avremmo affrontato questi playoff. E invece siamo andati in crescendo dalla partita con la Crennese, abbiamo affrontato la prima dell'altro girone in semifinale che era la Gorla Minore, abbiamo affrontato la prima, perché poi sono andata a pari merito, quindi abbiamo affrontato due prime dell'altro girone e abbiamo battuto tutte e due. Oggi è stata veramente tosta, un po' ovviamente per la carica della partita e il palcoscenico che era, e è stata secondo me una bella partita, magari non esageratamente spettacolare, ma perché erano due squadre che oltre alla voglia di vincere interpretavano anche la paura di vedersi sfilare il trofeo. Ci fosse mancata qualcosina per chiuderlo un po'. Esatto, un pochettino, quarto d'ora un pochettino il braccino, perché abbiamo avuto dal quindicesimo del secondo tempo fino a 10 minuti dalla fine, secondo me è stato il periodo migliore, abbiamo avuto tante occasioni, non le abbiamo concretizzate. Ovviamente quando porti una partita sull'1-0 a 10 minuti alla fine, poi è una battaglia su ogni pallone, una battaglia su ogni tiro, una battaglia su ogni situazione, quindi dopo è diventata durissima, però insomma l'abbiamo portata a casa. Campioni provinciali, mister, non ci sono i regionali, non dovrebbero esserci i regionali, ci sperate però in un ripescaggio? Ci speriamo assolutamente, perché ovviamente abbiamo fatto un bel percorso in campionato, peccato per il primo posto che è sfuggito. Abbiamo fatto un bel percorso nei playoff che abbiamo vinto, abbiamo fatto un bel percorso in Coppa Lombardia dove siamo comunque arrivati ai quarti, quindi è stata un'annata tutto sommato direi abbastanza positiva, con la ciliegina sulla torta del finale. Quindi diciamo, questo titolo provinciale rappresenta comunque un punto di partenza. È un punto di partenza futuro, assolutamente, assolutamente. Adesso ne parleremo con la società, vedremo come impostare, aspettando, noi ci proveremo a essere ripescati, vedremo cosa diranno dalla federazione. E posso prima certo. di finire, volevo fare una dedica a un amico, un ex calciatore che non c'è più, che era dirigente anche dell'Angerese, che ha 38 anni, è scomparso giovedì, e quindi volevo dedicare insomma un pochettino un pensiero alla famiglia, visto che ho avuto la fortuna di giocare con lui come giocatore insieme a lui nell'Angera. L'ho incontrato tante volte come direttore sportivo, poi noi, essendo Angerese e Ispra vicine, siamo in buoni contatti, poi era comunque un amico del mio stesso paese, quindi volevo fare un pensiero. Doveroso. Grazie, mister.